E si è conclusa anche la sesta giornata per quanto riguarda i campionati di eccellenza e promozione calabrese. Quindi andiamo un po' a commentare la giornata che ha visto diversi risultati importanti, non decisivi ovviamente perché sono passate per l'appunto solo 6 partite, però già in un certo senso ci consegnano un'immagine di quello che è l'andamento delle varie squadre. Partiamo dall'anticipo di ieri per quanto riguarda il panorama di eccellenza tra Acri e Gallico Catona, un pareggio che in un certo senso accontenta entrambe, uno scontro se vogliamo salvezza perché poi alla fine entrambe aspirano a quello, in particolare l'Acri che si è composto in termini di rosa assieme anche a Mister Perry negli ultimissimi giorni antecedenti l'inizio del campionato. Per cui non ci saranno sicuramente grandi pretese, un punto che fa salire il club rossonero a 5 e aggancia così il Sersale in zona play-out. Gallico che invece con questo pareggio viene agganciato dalla Promosport a quota 10 punti, un Gallico che ha iniziato molto bene la stagione, veniva da un derby vinto contro il Bocale e un pareggio non scontato in una trasferta non semplice di sicuro al Pasquale Castrovillari di Acri. A segno tra l'altro Zollo per la formazione di casa, Calarco invece per il Gallico di Mister Peppe Giovinazzo. Per quanto riguarda le formazioni scese in campo, l'Acri ha schierato tra l'altro un Acri che nonostante l'inizio di stagione abbastanza deficitario, prime 2 o 3 partite, se non sbaglio, sono arrivate sconfitte anche pesanti, ma ovviamente la squadra si doveva comporre, e non si poteva neanche pretendere chissà che cosa. Adesso i primi punti stanno arrivando e la squadra si è composta anche abbastanza bene grazie al lavoro, della società. Un Acri sceso quindi in campo con Randazzo in porta, Giglio, Grieco, Zollo, Viscovo, Bellopede, Algeri, La Banca, Sheriff, Cernaz ed Ingrosso. Mentre il Gallico ha visto Praticò in porta, Fayet, Artuso, Taverniti, Lavrendi, Calarco, Calivà, Roversi, Gomez e Sciarrone. Queste le due formazioni. Per quanto riguarda invece lo scontro d'alta classifica tra Gioiese e Morrone, il club di Mister Nocera esce vincitore e si conquista così la testa della classifica. Una Gioiese che, già ve l'ho detto, è tra quelle che compongono il roster di eccellenza, quella che a me piace di più in termini di giocatori presenti in rosa, ma ve l'ho detto fin dall'inizio della stagione, e che si sta rivelando una squadra ben rodata, con un mister che tra l'altro ha avuto anche esperienze in Serie D, molto brevi con il Cittanova, però le ha avute, e che viene da un campionato vinto in promozione. Una Gioiese che ora ha 15 punti, scavalca lo Scalea, lascia a 12 la Morrone, che ha appena battuto nello scontro di altissima classifica, e quindi sicuramente ha dato anche un segnale importante al campionato, perché la Morone veniva da 2 vittorie importanti, di cui una anche contro la Reggio Mediterranea, per cui Gioiese che con questa vittoria dà un segnale al campionato. Siamo solo all'inizio, ci sarà tanto da migliorare, tanto su cui lavorare, però ecco, sicuramente una vittoria che dà un segnale. Il segnale è che la Gioiese per l'alta classifica c'è e che vuole e vorrà rimanerci. Quest'oggi è sceso in campo con il 4-3-1-2 in virtù di Stillitano, Francesco Pio in porta, Scarcella, d'Ascoli, Domenico, Stillitano e Sciliano in difesa, Curcio, Guerrisi e Spanò a centrocampo con Demi dietro Catania e Staropoli, mentre la Morone è sceso in campo con Pellegrino in porta, Iorio, Barbieri, N, quindi Nicolò, credo, se non ricordo male, Pansera e Salerno in difesa, Raimondo, Cardamone, Misura, centrocampo, Nicoletti, Canonaco e Tuoto lì davanti. A segno per la Gioiese Spanò doppietta, Nicoletti invece per la Morrone nel finale di
di partita. Altro scontro di alta classifica, quello tra Reggio Med e Scalea, che ha visto al Crocevaranidi vincitore, la anzi vincitrice in questo caso, la formazione di mister Natale Ianni. Termina 2-0 per la squadra di casa, una vittoria che permette a Reggio Med di iniziare a recuperare il gap che lo distaccava dallo Scalea, che prima di questo turno era in vetta alla classifica. Una squadra che a detta del presidente vuole far bene, ma che non punta alla D diretta, nonostante gli appelli e gli annunci fatti anche prima dell'inizio di questo campionato. Vittoria certamente rivitalizzante per una squadra che veniva da due sconfitte consecutive, se non vado errato. A segno Rica e Ceca per la Reggio Med, che quindi ritorna così in zona playoff. Parlando di scontri importanti, oggi l'Isola Caporezzuto torna a fare 3 punti, torna a dare una sterzata alla stagione, vincendo 2-1 contro il Brancaleone e infliggendo le prime reti a un Brancaleone che nelle prime 5 partite non aveva mai, e dico mai, subito gol. Quindi prima sconfitta e primi gol subiti. Segnano due giocatori molto forti come Russo e Cataldi. Un autogol invece vale la rete del Brancaleone, un Brancaleone che viene agganciato a quota 9 punti, quindi sia Isola che Brancaleone sono a 9 punti, in piena zona centro classifica. Quindi la formazione di Maiolo finalmente torna a fare i 3 punti. Brancaleone al primo stop stagionale, vedremo come reagirà, e questo sicuramente ci darà una sorta comunque di messaggio per capire dove potrà arrivare questo Brancaleone, perché se riuscirà a reagire bene a questa difficoltà, che ovviamente rappresenta una sconfitta di questo tipo, chissà che non possa ambire a qualcosa di importante quest'anno. Chi vuole ambire a qualcosa di importante è la Promosport, che sbanca il Tarsitano, perché la Polonia è tornata a giocare al Tarsitano quest'oggi. Grazie alla doppietta di Colosimo vince 2-0 la formazione di Morelli, che finalmente torna a fare i 3 punti, 10 punti per il club lametino, aggancia così il Gallico e torna, ripeto, a vincere contro una Polonia in difficoltà che occupa la penultima posizione assieme al Bocalà a 4 punti e che è partita nettamente in ritardo. Il direttore sportivo Principe e il mister Carnevale sono stati annunciati quasi a inizio campionato, quindi non si può neanche pretendere troppo, però è importantissimo che la Paulana non perda terreno rispetto alle altre in ottica salvezza, perché sennò poi si fa dura recuperare il gap perso nelle prime giornate. Per cui questo sicuramente è un aspetto fondamentale. Oggi partita difficile, però una prona da cui si aspetta qualcosina di più. Il Gioiosa continua nel suo percorso di crescita dopo la vittoria a Sant'Eufemio contro la Promosport. Il passaggio del turno in Coppa Italia vince 3-1 contro il Sersale e certifica anche le difficoltà di un Sersale che in questo inizio di stagione, nonostante inizio anno si fosse anche ipotizzato una non conferma di Mister Saladino, alla fine confermato, diciamo che non sta passando un periodo di forma straordinario. Sconfitta che fa rimanere Sessano in zona play-out a 5 punti e sicuramente ci si aspettava di più. È vero, l'obiettivo non è arrivare primi, però è quella classica squadra di categoria dalla quale ti aspetti che comunque faccia un certo tipo di campionato. Siamo all'inizio, ovviamente, lo dico sempre, però ha affrontato le squadre più forti, perché se non ricordo male ha giocato al Ferrarizzi contro la Promosport, contro la Gioiese, adesso il Gioiosa Sionica che comunque è in ottima forma, quindi non era semplice, però dal Sersale mi aspetto onestamente di più. Gioiosa che nel frattempo aggancia solo una quota 7 e si stacca dalla zona play-out. Oggi a segno De Gaudio, Tromba e Gentile, Gallini invece per il Sersale. Vince il Rende nel match contro la Stiro Monastiace di Mister Caridi, grazie alla rete di Sidoti, ed è una vittoria fondamentale per un Rende in grande difficoltà che veniva
da un 4-0 subito contro il Praia Tortora e quindi conseguente eliminazione in Coppa Italia, non era scontato rifarsi. Sarebbe potuto, diciamo, essere quello una mazzata. La squadra però ha reagito e vince contro l'Ostico Stilo Monasterace, che è la seconda sconfitta consecutiva. Rimane così a 9 punti, mentre rende sale a quota 6 e inizia ad avvicinarsi alla zona salvezza. Mentre importantissima è la vittoria del Bocale, che supera 2-0 il Soriano e così aggancia la Polana a quota 4 punti, lascia diciamo l'ultimissima posizione temporaneamente e poi è a pari punti, però sicuramente la vittoria in Coppa in questo senso, nonostante la Reggio Emilia sia comunque passata, in questo senso sicuramente è servita tanto. Un Bocale che con questi 3 punti riprende le altre. E così come per la Paolana, dicevo per la Paolana, ecco, era fondamentale che non si creasse un gap irrecuperabile nelle prime giornate. Quindi questa è una vittoria che dà morale, dà fiducia contro un Suiano che rimane in zona salvezza, quota 7, però che negli ultimi tempi sta prendendo punti in scontri dove potrebbe fare di più. È vero, questo era in trasferta, però Suiano un po' non deludente nella maniera più assoluta, anche perché Scorrano è arrivato dopo la chiusura del mercato quasi, però ecco, sicuramente potrebbe fare di più. A segno tra l'altro quest'oggi ne è arrivato Di Biagio e Sapone per il Bocale di Mister La Face. Prossima giornata che andrà in scena il prossimo weekend, a partire dall'anticipo di sabato, quello che vedrà in campo un match molto interessante anche, cioè io onestamente visto che comunque giocano e la fanno vedere su YouTube, su Stadio Radio, io la vorrei vedere una Petit Eccellenza, però purtroppo il sabato c'è sempre la Serie B o la Serie C e quindi non riesco, però sarebbe interessante. E stagionata rende Gioiese, partita molto interessante, una Gioiese che vuole sicuramente vincere, rende che però viene da una vittoria in fiducia, quindi attenzione. Poi prosegue il programma con Brancaleone Morrone, match molto interessante da tripla. Gallico contro Reggio Med, derby reggino, con la Reggio Med favorita, ma attenzione al Gallico. Promo Sport Bocale, Promo Sport sarebbe da uno fisso, ma il Bocale ha appena vinto, quindi vorrà certo ridare continuità. Scalea Isola Capo Rizzuto, anche qui scontro molto interessante, con Isola in fiducia, Scalea invece che viene da una sconfitta, ma che in casa vorrà fare sua. La partita Soriano-Acri, scontro salvezza importantissimo. Stilo Monastace Gioiosa Ionica, anche qui match tra l'altro tra due squadre che geograficamente, se non sbaglio, sono vicine anche abbastanza, entrambe sullo Ionio, però al di là di questo, anche qui match da tripla, con la Stilo Monastace che ha l'obbligo di fare punti per riprendersi dopo due sconfitte consecutive. E poi se sale Paolana, scontro da due squadre in piena zona play-out, dove se sale in casa dovrà e vorrà certamente imporsi. A questo punto è arrivato il solito momento del video per andare a commentare i match, sempre della sesta giornata ovviamente di promozione. Partiamo dal girone A, che anche quest'oggi ha visto risultati abbastanza sorprendenti. In realtà quest'anno è molto più non competitivo, però equilibrato verso l'alto il girone B di promozione, ma anche il girone A, però in particolare il girone B, però anche oggi risultati molto interessanti. Due anticipi in realtà, quello tra Caraffa e Rossanese che ha visto il Caraffa vincere per 2-0 grazie ai reti di Fodaro e Cestari, un Caraffa che quindi sale a quota 8 e si avvicina alla zona playoff, mentre a Rossanese rimane 8 punti, ma qualche posizione più dietro perché anche qui la classifica è molto corta nella parte centrale. Vince il Praia Tortora di misura 1-0 contro il Real Montalto grazie alla rete di Petroni nel secondo tempo e con questa vittoria conferma anche il primato in classifica a quota 15 per la formazione cosentina. Il Cotone Caccuri vince a domicilio contro il Campora, direi anche finalmente 2-1, Lagani a quinta segno, Politano per il Campora di Mister Patti.
un Campbell che rimane a ridosso della zona playoff, Kotecakure che sale a quota 8 e si stacca così dalle parti basse della classifica. Il Cassano Sibaris strapazza l'Abruzzo un Cosenza 4-0, Ferracci, De Rosa, Salinas e Acosta a segno. Un 4-0 importante, Cassano che quindi sale così in zona playoff, Bruzio in Cosenza che conferma un momento di forma abbastanza delicato. Il Sanfili vince 4-0 contro lo Scandale in trasferta, vittoria importante la prima stagionale contro una squadra come lo Scandale in grande difficoltà, 3 punti raccolti finora per la formazione che oggi ospitava il Sanfili per l'appunto, segno Torres, Edonga, Yargyu e Malik. Vince nello scontro l'altissima classifica la Mantea in casa del Villaggio Europa Rende, una vittoria importantissima perché la Mantea allunga sul Rende, sala quota 14, tiene il passo del Praia Tortora. Vittoria importante, quella anche del Soccer Montalto che grazie alla doppietta di Prete vince sulla DB Rossoblu. Vittoria che permette al Soccer Montalto di anche qui rimanere a pari punti con la Mantea e tenere il passo del Praia Tortora. Mentre nell'ultimo match la Juvenilia vince 2-1 contro il Cutro che chiude questo girone diciamo a 2 punti, un Cutro che non ha ancora vinto una partita e che si trova in difficoltà, però oggi non ha neanche fornito una brutta prestazione contro la Juvenilia che sale a quota 8 punti, a segno quest'oggi Crocco e Diop liberati per il Cutro. Nella Girone B invece che cosa è accaduto? Andiamo un po' a fornire una breve panoramica anche di quanto accaduto in un girone B ancora più equilibrato, perché nel girone A, come notate, ci sono 5, allora, 5 squadre, anzi 3 squadre, io direi anche 4, che probabilmente non dico fanno un campionato a sé, ma che sono più quotate per arrivare nei primi 4-5 posti. Poi c'è una parte centrale molto equilibrata, e poi le ultime 2-3 che si trovano in grande difficoltà, per cui è molto meno equilibrato rispetto al girone B, almeno questo è quello che ci consegna questo inizio di campionato, quindi tutto è relativo, però una diciamo molto immagine molto relativa però ci viene consegnata. Se magari mi caricasse, perché io parlo così tanto perché aspetto che si carichi, sennò andrei un pochino più spedito, anche perché siamo arrivati a quasi 18 minuti di video, però ci sta. Da quest'anno commentiamo anche la promozione, quindi normale che duri un pochino di più i video. E quest'oggi in realtà tanti risultati che confermano, come dicevo, la classifica cortissima davanti, perché nel giro di 3 punti ci sono ben 6 squadre, di cui 4 in testa a quota 15, Ardore, San Giorgio, Sporting Catanzaro Lido e Vigor Lamezia, prime a 15 punti. Questo per farvi un po' capire la situazione attuale. Una giornata che ha consegnato la vittoria della 5 Frondese 4-2 contro la Vanese dell'Alto 5 Frondese, che sta affrontando la problematica relativa allo stadio. A segno Carbone doppietta, Abruzzese Cococza e Scudiero del Benedetto per il Ravagnese. Una vittoria importante per la 5 Frondese che tiene il passo delle grandi. Un Ravagnese invece in grande difficoltà in questo inizio di stagione, piena zona playout. Il San Giorgio vince 2-1 contro il Roccella e certifica un Roccella che è l'unica che non ha ancora vinto quest'anno, 2 soli punti raccolti e ultimo posto in classifica. San Giorgio invece ancora primo a pari punti con altre 3 squadre, come dicevo. A segno Vara doppietta e Nunez per il Roccella. A pari punti con il San Giorgio c'è lo Sporting Catanzaro che vince 2-0 sul campo della Deliese con un gol di Giglio e un autogol, vittoria a domicilio importantissima per uno Sporting Catanzaro Lido di mister Pisano che sta certamente stupendo tutti, un solo gol subito in 6 partite, 13 gol realizzati e un ottimo periodo di forma, così come quello della Vigor Lamezia che supera l'Atletico Maida per 2-1 grazie alla doppietta di Bernardi, Perugino invece per il Maida, un Maida che finora ha raccolto 6 punti in 6 partite, mentre la Vigor come dicevo 15 e che certamente vorrà arrivare in avanti, cioè in alto fino in fondo. Tra l'altro, ora che noto, in tutti e tre i gironi, tra Eccellenza e Promozione, non c'è stato nessun pareggio. Vabbè, cosa incredibile. L'Ardore vince 4-2 contro il Bivongi Pazzano e conferma il primato in classifica e le sensazioni positive
del neopromosso Ardore, che l'anno scorso militava in prima categoria. Strati, Morabito Albanese per la formazione di casa, un autogol e Zannino per il Bivongi Pazzano, che invece viaggia nelle parti basse della classifica, per ora però in zona salvezza. Vince anche il Melicucco 2-1, supera così il Melito grazie alla doppietta di Valensise Obinna, per un Melito che quindi si ritrova a 4 punti. Melicucco che vince anche la prima partita, scontro play-out sostanzialmente molto importante tra l'altro. Vince anche l'Archi contro l'Africo 2-1 grazie ai titoli Agostino e Morabito. Matrisciano per un Africo in grande difficoltà e penultimo in classifica, mentre l'Archi vittoria che permette di rimanere vicino alla zona playoff e di allontanarsi da quella playout. E ultima, ma non per importanza, la vittoria della Palmese sul Capo Vaticano in uno scontro comunque di alta classifica, nonostante il Capo Vaticano sia apparito un po' a rilento quest'anno. 3-1 a Palmese, che tiene così il passo delle big, nonostante sia per blasone anche la Palmese una big. Per la formazione di Crucitti a segno Villarreal, Sapone su rigore e Fiorino. Su calcio di rigore invece segna Filardo per il Capo Vaticano. Questo quindi la panoramica per quanto riguarda anche la promozione. Io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!